arrivato dagli Improcas, padre e figlio. Allora, intanto che Barbarina sta qui con noi e a un certo punto devi buttare le pennette. Esatto, esatto. Allora, volevo sapere, prima parlavamo un po', no, di talenti nascosti. No, vorrei sapere tu che talento riconosci a lui, a tuo figlio, e tuo figlio cosa riconosce? Secondo me è un bravo esteta, nel senso che per l'abbigliamento, gli abbinamenti, i colori, è molto bravo. Secondo me... È giusto. È giusto proprio. E tu che cosa riconosci al tuo papà di talenti che non vediamo, a parte la cucina, chiaramente? Sciare. Sciare, lui scia bene? Sì. Guarda che per un napoletano... Oltre a fare figli, anche sciare. Oltre a fare figli, anche sciare. Perché lui è un appassionato di montagna. Ma io ho iniziato che avevo 4-5 anni, mi ricordo che mia mamma e mio padre mi portavano a Gamberale, sempre in Abruzzo, e qui lì ho iniziato praticamente a mettere gli sci piccolissimo, e da lì poi non mi sono più fermato. Adesso ho meno tempo perché sono un po' impegnato, però... Ma anche voi sciate o no? Solo papà? Sì. No. Sì. A proposito di sci, vorrei fare tanto in bocca al lupo a Sofia Goggia, che ha avuto questo infortunio, si sta riprendendo. Lei è una donna che a me piace tanto perché è bella, come dire... Grintosa. E quindi, insomma, le faccio tanto in bocca al lupo, perché con tutti gli infortuni che ha avuto, però non molla mai. Ed è giusto così. Brava, Sofia. Allora, cuciniamo cosa cuciniamo? Parmigiana di alici oggi. Dai, oggi parmigiana di alici, facciamo friarielli. Facciamo una bella parmigiana con alici, i friarielli. Abbiamo del pane grattato, pomodori secchi, pinoli, limone, pomodorini gialli, mozzarella, acciughe sott'olio, datterini, parmigiano, peperoncini e aglio. Allora, vedi, ci abbiamo tre tipi di pomodoro, datterino rosso, giallo e pomodoro secco. Perfetto. Quindi l'alleggeriamo, andiamo a friggere facendo panatura con il panko, il pane grattugiato e le alici prima nelle uova. Ok, i friarielli sono molto sud Italia, a me piacciono tantissimo. Se non li trovassimo possiamo... Cime di rapa. Oppure... anche con i carciofi, perché le alici ci stanno benissimo con i carciofi, però come verdura a foglia le cime di rapa, oppure la bieta, ci può stare anche bene, Antonè. Anche la bieta. Tu sposi, Evelina, i friarielli, no? Beh, sicuramente poi abbinati al fritto contengono fibre utili a ridurre l'assorbimento dei grassi, e poi sappiamo clorofilla, vitamina C, quindi... Cose e soprattutto calcio, contrariamente a quanto si possa pensare, tutti questi ortaggi contengono calcio. Importante, vedo, uno pensa sempre al calcio e al formaggio, invece no. Allora, abbiamo messo aglio e acciughe. Facciamo un bel soffritto con olio, peperoncino, aglio e acciughine. Solitamente quando lo facciamo da contorno, noi a casa, a Napoli, siamo olio, aglio e peperoncino, le acciughe non ce le metto, però gli do un po' di salinità, ci sta bene. Un po', diciamo, il sistema che si adotta anche per fare le cime di rapa con la pasta fresca, però il sapore vegetale conferirà sicuramente alle alici un ulteriore sprint quando poi le andremo a montare. Io li vado proprio ad accomodare dolcemente, Antonè. E tu accomodi i friarielli, invece Mattia tu hai accomodato... Primo pomodoro, datterino, andiamo a fare una salsa. Quindi primo rosso, spicchietto, aglio, olio. Lasciamo soffriggere e lasciamo appassire con un po' d'acqua. Allora, un po' di sale sui friarielli, così facciamo liberare l'acqua. Li facciamo intenerire velocemente. Allora, questi sono i friarielli o friggiarelli, da non confondere con i friggitelli, che è la domanda che solitamente spesso mi chiedono e mi fanno. No, però i friggitelli sono tipo peperoni. Sono un'altra cosa, li vedremo tra un poco, perché non è ancora stagione. Esatto. Sono i cornetti praticamente, o i cornetti, li chiamiamo i cornetti. Sì, sono come dei peperoni allungati. Bravissimo, perfettamente. Allora, io intanto vado a tagliare il pomodorino giallo. Quindi pomodorino rosso, e lo aggiungerai a quello rosso o fai una padella a parte? No. Ognuno ha la sua padella. Lo vado a tagliare, lo vado ad ingentilire con dell'olio, del sale e un po' di basilico. Noi lo utilizziamo pure noi, il basilico. Il terzo pomodoro. Non le salse, Ivan. Noi per profumare sulle preparazioni ne mettiamo tanto. Invece il terzo pomodoro secco, lo mettiamo privato qui dall'olio. Pinoli. Okay. Lo vado a frullare e vado ad impreziosire il pan grattato, che dopo lasciamo tostare in padella. Ok, quindi andiamo così a frullarlo. Senti, io ti devo fare i complimenti per The Voice. Perché ti è piaciuto, Beppe? Assai. E anche, soprattutto, rivedere Mario Rosini, che io... Hai capito? Pensa che quel Sanremo, io me lo ricordo, perché quello presentato... Era il Sanremo di Simona Ventura. La canzone è uno spettacolo. Sì, sì. Fenomenale. E io
quello, in quell'anno, nel 2004, vinse Marco Mazzini con Un cuore di Aleante. Perché io sono molto, come dire, dedito alla musica, ne ascolto tantissima, però quando vedo poi questi cantautori italiani mi appassiono molto... perché a parte che lui tecnicamente al pianoforte è bravissimo. Infatti Gigi vedi subito, sai che cos'è? Che esistono, a The Voice Senior, l'abbello di questa trasmissione è che ci sono persone comuni e ne vedrete che cantano veramente solo sotto la doccia e tu dici ma com'è possibile che questi non siano diventati Loredana Bertè piuttosto che c'è una grande... Poi quelli che sono magari arrivati a un passo dal successo non ce l'hanno fatta, quelli che l'hanno proprio sfiorato come Rosini che è arrivato secondo e poi ha fatto un'altra, ha avuto poi magari meno fortuna diciamo dal punto di vista della popolarità ma ha continuato a fare musica perché il minimo comune denominatore è che tutti amano la musica, e che quella è la loro passione. Diciamo che poi il brivido maggiore si è raggiunto con il duetto con Arisa sul testo di Battisti scritto da Mogollo. Cioè la... Davvero. L'ho visto già 6-7 volte. È perché tu lo vedi poi su Rai Play, perché io lo vedo anche su Rai Play però cose... Matta, bravo veramente Mario, soprattutto per l'arrangiamento, mi è piaciuto assai, veramente tanto. Davvero. Vedi, un tenditore di musica, vedi un altro tuo talento, quello di cantare, no? Sì, e forse mi non piace. Avresti fatto un cuoco, No, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare il cantante, ti dico la verità. Perché trovo che sia un'espressione talmente, come dire, magica, naturale e allo stesso tempo che unisce tanto come la cucina, come no? Perché attraverso la musica non mollare mai, sicuramente. Mollare mai le sue canzoni preferite, Gigi anche. Però è vero che è un'espressione artistica, esattamente come la cucina, come quando a Sanremo dicono, quando quelle canzoni escono diventano di tutti, diventano un patrimonio di tutti. E ma è perché poi alla fine, come se le tu ricette. Bravo, perché se tu ci pensi, le note sono 7, no? Certo. È un mescolare di note e la cucina è un mescolare di ingredienti. Ci sono tantissime di abbinamenti, affinità. Sì, tantissime affinità. Allora, noi abbiamo intanto, vedete, le alici. E alici le abbiamo messe. Chiacchieravamo, perché questo l'uovo. È bello della nostra trasmissione. Uovo, panko. Uovo, panko mescolato al pane grattugiato. Okay. E le friggiamo. E andiamo a friggere, ok? Ok. Qua ci abbiamo un po' tutti i passaggi. Allora, Antonella, facciamoli vedere. Allora, pomodoro con aglio e l'andiamo a frullare. E via. Pomodoro secco l'abbiamo aggiunto alla panatura. Alla panatura lì con i pinoli. E l'andiamo. E il pomodoro secco. Vedi, a saltare in padella. Okay. L'andiamo a tostare. Diciamo che questa si deve imbrunire. Antonella, perché certo. La andremo ad utilizzare per andare poi ad intervallare. Qui abbiamo i friarielli con le alici e l'aglio. Sì, questa è proprio giusta una scottata, Antonella. Le scottate sono già pronte. Sì, ok. Quelli invece gialli di pomodori non li hai fatti, li hai lasciati? No, non li abbiamo cucinati, Antonella. Questi faccio vedere la differenza. Ah, vedi? Guardate, vedete come diventa dopo un po'? Cioè, bisogna farlo dorare. Allora ricordiamo, non abbiamo messo. Abbiamo frullato i pinoli con un filo d'olio e pomodori secchi. Li abbiamo fatti saltare in padella insieme al pan grattato e fino questo è il risultato. Ci vuole un ad pochino, ottenere questa consistenza. Sì, metti l'acqua, mettici un po' di menta fresca sopra così che ci serve. E quella è pronta. Che ci serve come freschezza nella parmigiana. Ovviamente queste diciamo sono delle singole cotture che andremo poi a mettere all'interno della pirofila, quindi facciamo una porzione abbastanza grande, però quello che vi posso dire è che anche solitamente noi che cosa facciamo a Napoli, Antonè? Le facciamo anche singole, quando sono al mercato le troviamo più belle grosse, ci mettiamo la fetta di mozzarella, ci mettiamo anche un po' di verdura, poi ne mettiamo un'altra sopra, le indoriamo e le andiamo a friggere. Quindi può essere anche un boccone, un aperitivo, una sorta di secondo da fare per pranzo, per cena, capito? Certo, per aperitivo hai detto bene. Esatto, no? Quindi è veramente veloce e semplice. Ecco, l'acciuga, Evelina, è un pesce azzurro, vero? Va fatto bene. Certo, ricchissimo di omega 3 che sappiamo essere benefici non solo per contrastare i trigliceridi nel sangue, ma anche per il nostro cervello. Sono stati studiati appunto nella prevenzione delle malattie degenerative cerebrali. E poi chiaramente fanno bene anche alla pelle, no? Poi teniamo presente che queste sono cotte e quindi non hanno nessun problema. Se dovessimo mangiarle crude vanno abbattute per l'anisakis. Sì, perché tutto il pesce azzurro ha questo problema, però le acciughe sono talmente buone fritte, posso dire. Che è la loro morte. La loro...
Allora, noi ci siamo avvantaggiati un poco con le alici, perché diventa un lavoro. Pesce azzurro fa bene alla testa. Eh sì. Da mangiare, da tagliare. Basta friggerlo bene. Basta friggerlo bene, infatti è fritto benissimo. Con un filo d'olio andiamo giusto, ad aggiungere la teglia. Perché in tutto questo, secondo me, dobbiamo fare... Cioè, già anche qui ci sono un sacco di cose, no? Anche Ivano fa le acciughe tipiche genovesi, certo, no? Qui facciamo invece la parmigiana, quindi è un piattone, lo arricchiamo, per cui... Già le acciughe fritte sono buonissime. Poi volete farle, come ha ricordato bene Mauro, con un ripieno dentro, perfetto. Questa panatura va benissimo anche per condire questa che stai mettendo tu, Mattia, anche una pasta. Assolutamente. Sì, uno spaghetto veloce, veloce. Uno spaghetto veloce, veloce, bello, al dente, questo pane croccante sopra, è la fine del mondo. Allora, mo inizia a mettere le alici. Vai. Allora, adesso queste qua, ovviamente andatele a friggere, ma deve essere una frittura veramente veloce, giusto per farle dorare, perché subiranno una seconda cottura, anche se noi andremo ad accomodarci sopra sia i friarielli che la mozzarella, che preserveranno in qualche modo anche le alici, insomma, non andrà il calore in maniera diretta sulle stesse e quindi rimarranno belle umide. Guarda che bello, quindi mettiamo sotto questa panura che è fatta con il pomodoro secco, il pane grattugiato, un po' di panko e sfrullato tutto. Sì, sì, perfetto. Lasciato andare finché non imbrunisce. Poi le alici fritte, adesso mettiamo i friarielli. Un po' di friarielli, noi ovviamente ce ne abbiamo ancora un po' che andremo a mettere sopra. Friarielli con acciughe e peperoncino, la mozzarella. Mettici tanto così, bella mozzarella. Perché la parte morbida ci sta. Abbiamo dato i due friariello che stanno qua. Eccoli qua. Questa la mettiamo di là. Perfetto. Ok. Poi abbiamo ancora tutti i pomodori, quindi adesso sono proprio curiosi. Allora, mettiamoci un po' di parmigiano sulla mozzarella. Un po' di parmigiano sulla mozzarella che l'asciuga anche un po'. Sì. Poi gli davo comunque sapore. Che ci sta benissimo. Altra volta la nostra panura di pomodoro secco. Strania casa Londra. Perfetto. Ti è piaciuto, Joliet? Tantissimo. Questo per esempio è un altro ragazzo, un altro tipo di musica che io non conoscevo, però con i miei figli ho imparato tutto, a conoscere. Guarda, lo stimo tantissimo perché trovo che lui abbia in qualche modo... Beh, bravo. Bravissimo, Antonè. Però ha avuto, la genialata di portare il napoletano il testo, di farlo sentire e di credere nella sua musica, certo, in quello che fa. È vero, crede come dice tantissimo. Sempre Gigi, il napoletano è una lingua. Assolutamente. Ci vedete, pomodorino giallo. Vai Mattia, va. C'è già una canzone del cuore, se è Mattia. Una canzone del cuore. Magari che senti che ti è piaciuta sia a te che alla tua fidanzata di Sanremo. Ah, sì. Pure quella di Gali. Gali? Esatto, molto bella. Quella che mettiamo adesso come sigla a Fulvio. Frulla pomodoro. Allora, Antonè, ecco qua. Ci mettiamo giusto. Ora un po' di formaggio grattugiato. Un altro velo di formaggio grattugiato. E poi mancano i pomodori rossi, che pomodori frulliamo. Pomodori rossi, che cosa facciamo? Adesso Mattia li andrà a frullare, però li andiamo a mettere all'uscita, perché lasciamo veramente il pomodoro che sia lucente, fresco, che non vada neanche ad ossidarsi. Quindi prima li mettiamo dentro, ok? Cioè lo mettiamo nel forno. E poi mettiamo il pomodoro dopo. Sì. Ok. Allora, vedi, andiamo. Allora, mettiamoci il limone sopra. Bella la freschezza del limone. Le nostre alici, questa va in forno, 200 15 gradi. 15 minuti, 200 gradi, Antonella. 15 minuti, 200 gradi e poi solo dopo mettiamo il pomodoro, che adesso lui poi setaccia, perché insomma giustamente lo fa tutto per bene. Allora, eccola qua, vedi, guarda, ancora tiepida. Ancora tiepida. Adesso Mattia setaccia il pomodoro. Ci mettiamo ancora un poco di parmigiano. Cucchiaio, Mattia. Ecco a te. E poi lo coloriamo con il pomodoro. Vai con la salsa di pomodoro. Poi naturalmente questa, vedete, ha tanti passaggi, ma poi voi la fate un po' come volete, no? Questa è un'idea. È chiaro che poi in base all'idea uno vuol metterci il pomodoro, non vuole metterlo, un altro mette solo i friarielli.
un altro vuol mettere la mozzarella, c'è chi non la mette. Però il principio, l'idea, voi copiate sempre le idee e poi le aggiustate a seconda dei modo vostri vostro. Esigenze, gusti. Esatto. Parmigiana di Friarielli e Alice. Ah, ti ha usato il basilico, ha messo un po' di basilico, un po' di basilico. Va bene? E un po' di basilico degli improtas e l'olio finale. Poi la tagliamo e la mangiamo. Bravissimi, grazie.